Siamo in occasione appunto di questo convegno allo Sheraton, l'Europa dei Territori, con l'europarlamentare uscente che si ripresenta appunto Cinzia Bonfrisco. Onorevole, in questa occasione vorrei proprio parlare della situazione anche che ovviamente ci rattrista e ci preoccupa tutti, quella della guerra ovviamente in Ucraina, Russia-Ucraina, la situazione anche a livello internazionale del Medio Oriente. Lei si è battuta in questi anni in particolar modo proprio per quanto riguarda il discorso della difesa europea e adesso la decisione del Consiglio recentissima, proprio quella di un Consiglio di difesa europeo, ci esponga appunto il suo punto di vista e quello che potrà essere appunto il futuro da qui ai prossimi 5 anni per quanto riguarda la difesa europea. Beh, l'Europa ha l'obbligo di guardare in faccia la realtà, noi lo abbiamo detto più volte. Quando amiamo parlare dell'Europa dei territori, noi intendiamo anche la difesa dei territori da minacce che arrivano dall'esterno. Ce n'è una in generale che riguarda tutti i paesi europei, tutti i territori dell'Europa, che è una progressiva islamizzazione dell'Europa, che può diventare una minaccia. Oltre a quel dialogo religioso che noi dobbiamo rispettare in virtù dei nostri principi cristiani, ma proprio quelle radici cristiane ci ricordano che quei territori hanno dato vita e storia all'Europa e l'identità dell'Europa è quella. Noi non possiamo svenderla per nessun motivo. E proteggere quei territori vuol dire anche proteggerli dalle minacce che mai avremmo pensato di vedere, come le minacce proprio al territorio fisico, cioè che un paese possa dichiarare guerra a paesi dell'Unione Europea. E nell'Unione Europea tutti i paesi, e non solo loro, appartengono a una grande alleanza politica e militare di difesa, che è la NATO. Ecco, oggi parlare dell'Europa dei territori vuol dire preoccuparsi e farsi carico della difesa di quei territori. Lo ha fatto l'Unione Europea? No. Oggi è costretta a farlo, ma deve chiarire e deve spiegare bene ai suoi cittadini che difendere l'Europa vuol dire difendere i valori dell'Europa, la democrazia, la libertà. E questo ci aiuta a capire come il ritardo che abbiamo accumulato va spiegato bene ai cittadini europei, avrà un costo, lo ha già avuto e rischia di averne ancora di più. Allora noi nell'invocare la pace, nel continuare a credere che questa Europa, così com'è, si è fondata sulla pace, la pace tra i popoli europei. Oggi tutti i popoli europei devono difendere la loro pace, la devono difendere da questa minaccia est della guerra mossa dalla Russia all'Ucraina, che lei ha già citato, dalla situazione drammatica che vive Israele nell'area del Medio Oriente. Israele è una democrazia, è l'unico stato di diritto in quell'area, è un nostro naturale alleato. Insieme dobbiamo fronteggiare la minaccia per Israele e per l'Europa, che come vedete sta muovendo dal Mar Rosso al Mediterraneo, forse il più grande attacco alla civiltà europea, che è intanto l'attacco alla libertà di circolazione delle nostre navi. Stamattina proprio una nave portoghese è stata attaccata. È la prima volta che un paese dell'Unione Europea, un paese della NATO, viene chiaramente attaccato. Ecco, questo ci impone risposte ferme e ci impone anche condividere con i cittadini di tutta Europa, con i popoli dell'Europa, che è arrivato il momento di difenderci e che dobbiamo saperlo fare garantendo ai cittadini europei la difesa dei loro territori, ma anche il continuo sviluppo dei nostri territori. Quella pace ci serve per vivere in pace, per continuare a lavorare e anche per rimediare a un altro grande danno che l'Europa ha fatto in questi ultimi anni. Quello di aver voluto essere per il resto del mondo una specie di mosca cocchiera di un'idea di sviluppo che altri invece non hanno. Altri continuano a produrre e diventano sempre più ricchi e sempre più forti. Noi invece con quel pacchetto del Green Deal abbiamo impoverito e abbiamo affaticato le nostre imprese.
Oggi invece occorre riscriverle quelle norme, dare più tempo verso la transizione della sostenibilità ambientale, senza dimenticarci che la prima sostenibilità alla quale tutti noi dobbiamo rispondere è quella sociale, è quella delle persone. Prima vengono le persone, poi viene tutto il resto. E quindi il bilancio che possiamo fare noi della nostra azione è quello di un'azione sempre volta alla difesa della nostra identità, alla difesa della nostra democrazia. Oggi il tema della difesa ci riguarda tutti, la difesa della nostra economia, la difesa del futuro dei nostri giovani, perché noi da giovani un futuro l'abbiamo avuto in Europa, dobbiamo poterlo garantire ai nostri ragazzi, perché loro sono la nostra scommessa per il futuro. Se ci sarà in Europa è perché i nostri giovani continueranno a poter nascere, vivere, lavorare, essere felici in questo continente. Può sembrare retorico, ma noi siamo il più importante continente al mondo per storia, per cultura, per tradizioni, per identità e anche per la capacità che abbiamo sempre avuto di risollevarci da grandi tragedie. Noi quelle tragedie non le vogliamo più vivere. Noi dobbiamo garantire ai nostri giovani ancora pace, sviluppo, lavoro, felicità. Assolutamente. Oltretutto, ne accennavamo prima, quando si è insediata, e quindi è un caso proprio esemplare di quanto anche possa cambiare la situazione in Europa e non solo. Quando si è insediata appunto la Finlandia, all'epoca era presidente di turno, e proprio sul tema della difesa c'era stato un cambiamento che poi nel corso degli anni, poi queste sono le dinamiche strane della storia, si è evolto in un altro modo proprio per lo stesso paese Finlandia. E invece tornando sempre nella stessa domanda, ha accennato al discorso delle case green, di tutto quello che è stato il Green Deal, le politiche del Green Deal, quanto a suo parere cambierà nei prossimi 5 anni anche sulla base delle vostre aspettative per quelli che saranno i risultati delle elezioni in tutta Europa? Ecco, le elezioni in tutta Europa, un passaggio importantissimo. Intanto un dato storico, per la prima volta nello stesso anno si rieleggono i vertici dell'Europa, delle istituzioni europee, il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio e il Presidente del Parlamento europeo. È quel trilogo cosiddetto, no? degli strumenti che ha l'Europa, gli strumenti democratici ovviamente. E contemporaneamente i cittadini americani eleggeranno il nuovo presidente degli Stati Uniti. L'appuntamento con la storia è proprio questo. L'Occidente deve avere ben chiaro cosa deve difendere e come deve farlo. E quindi nella prossima legislatura noi vedremo se i cittadini europei capiranno qual è la posta in gioco. Vedremo un Parlamento europeo per la prima volta dopo tanti anni un po' più a centrodestra, un po' più conservatore della nostra storia e della nostra capacità di incidere davvero sui processi globali, difendendo l'Europa insieme agli Stati Uniti, un Occidente intero che deve difendersi da minacce terroristiche, da guerre potenziali, da questa islamizzazione dell'Europa che rischia davvero di cambiare la nostra storia. E invece noi, proprio perché siamo figli della nostra storia, e chi conosce la propria storia sa anche come difenderla, noi dobbiamo saperlo fare, rendendo partecipi più possibili i cittadini a questa importantissima decisione. Non è solo un voto, è una decisione per la vita e per il futuro. Perfetto, ringraziamo l'onorevole Cinzia Bonfrisco e appunto magari nella proseguita dei prossimi mesi vedremo se appunto ci sarà questo cambiamento, qualcuno può definirlo anche epocale, sia ovviamente quanto riguarda l'elezione dell'Unione Europea, ma anche ovviamente, come ha già accennato, le elezioni americane. Un voto alla Lega sarà senz'altro utile a questo processo. Il voto è utile ai cittadini europei e in particolare a quegli italiani che vogliono ancora continuare a credere all'Europa, ma non vogliono più solo un'Europa di burocrazia, di regole e regolette, vogliono un'Europa che faccia le cose grandi in grande.